Buongiorno mondo, vi saluto con questa faccia crepata dal freddo e l'umidità di questa notte ed è ora che mi rimetta in pista, se ce la faccio venire fuori, ci sono 8 gradi, pesante, a dopo, buongiorno. Ragazzi, mentre faccio colazione non so se raccontarvi della prima cazzata che ho fatto già a livello di pianificazione, che come sapete questa è una pianificazione ACDC, ovvero... Ma non so perché mai la mia testolina, mentre preparava le borse, ha pensato bene di dire: ma sai cosa? Dai, fa già abbastanza caldo. Già, non portarti anche il sacco a pelo, portati solo il sacco lenzuolo, quello termico, ma va bene. Va bene. Andava bene fino a questa notte, che ci sono stati 8 gradi e quindi è stata abbastanza freschina e soprattutto era umido, perché fosse stato solo il freddo andava abbastanza bene, ma con l'umido, perché si sa, non è il freddo, non è il caldo, ma è l'umido che ti frega. Campo base liberato, bici carica, io sono un po' infangato dappertutto, faccio già schifo il primo giorno e sono pronto a partire. Direzione Barbaresco. Però non vi ho detto una cosa, io praticamente ho dormito lì sotto. Quello là sopra, controluce, è esattamente Barbaresco. Per raggiungerlo però bisogna passare dentro Alba, fare il giro su quelle colline là e arrivare a Barbaresco. Ce la facciamo. Breve e veloce giro per il centro di Alba, che non vi racconto neanche per cosa sia più famosa Alba, ma vi dico solo che girando per le vie del centro si sente un continuo e costante profumo di cacao e cioccolato, e non so se sia solo un caso. Adesso sono in Piazza Risorgimento, questa qui è la cattedrale di San Lorenzo, di qua c'è il palazzo del comune e le torri dei palazzi dei quali non ricordo il nome. Ora però mi tocca ripartire direzione Barbaresco in Neive e tutto il giro della bar to bar. E che il cielo me la mandi buona, prima stava venendo brutto e minacciava pioggia, ma si sta riaprendo di nuovo, quindi tutto ok ragazzi. Si sale ragazzi, si sale 6% e si pedala. Go go Giappino, go! Oppe! Oppe, oppe, ti spaventeranno mica delle salite così, già, dai cazzo.
Mi sa che, come temevo, la bar to bar è più specifica per mountain bike. Infatti, come vedete, questa è la discesa che sto percorrendo, che continua di là. Sicuramente paesaggi stupendi, perché siamo proprio in mezzo alle vigne, però con la bici carica da viaggio direi che è quasi infattibile. E vedo di arrivare a Barbaresco e poi da lì decido se cambiare itinerari, fare sempre gli stessi paesi, ma non fare il giro bar to bar, quello che passa per le vigne, perché è impossibile, dovrei farlo tutto a piedi e con le borse a spinta diventa un massacro. Vi farò sapere. Nonostante quelle strade impervie tra i vigneti, con tracciati decisamente più da mountain bike che da una bici gravel carica da viaggio con tende e bagagli, sono arrivato anche a Barbaresco. Quella è la torre d'assedio di Barbaresco, con di fronte la chiesa di San Giovanni Battista. E niente, ora penso di andarmi a prendere un caffè, anche se ci starebbe un bel bicchiere di Barbaresco, ma con sto caldo e ste fatiche alle 11, con ancora almeno 50 km da fare oggi, non penso sia il caso. Oggi è davvero tosta, mannaggia la faccia delle colline morbide ma faticose. Quanto vorrei avere una mountain bike leggera e senza borse. Sì, decisamente in questo momento. Pedala Giappino, pedala cazzo. E pian pianino, molto pian pianino, anche neve l'ho conquistata. Sono davanti al portale di San Rocco, con in fronte la chiesa di San Rocco. Il centro è tutto qua alle mie spalle. Adesso andrò a farmi un bel giretto. E l'unica cosa è che dovrò darmi una mossa, perché con queste salite, queste strade sterrate in salita, e soprattutto quelle in discesa perigliose, sto andando molto a rilento. Sono tipo 23 km adesso, sono le 11:30, roba che ieri, essendo quasi tutta pianura, a quest'ora ne avevo già fatti 60 di chilometri, quindi oggi ne volevo fare 60 in totale, perciò sì, devo darmi una mossa se voglio visitare e fare giri decenti. Gentaglia, devo essere onesto con voi, da neve ho abbandonato la traccia della bar to bar, sto andando sulle stesse tappe che percorre la bar to bar, ma senza seguire le strade delle vigne, anche perché sono veramente troppo distruttive sia per me che per la bici, e quindi ho deciso che le farò quando vedo che sono un po' più proponibili, perché ci sono alcuni pezzi tranquilli, fattibili, altri invece che se non hai una mountain bike spacchi tutto. Quindi
sulla strada classica, sono arrivato a Treso. Sapete che io con gli accenti sono negato, quindi vedete voi come si legge Treso, Treiso, boh, va bene. Comunque, da qui guardate che panorama si vede. Là in fondo si potrebbero vedere anche le Alpi, ma è un po' tutto nuvoloso, si intravedono e basta. Quindi adesso vado a farmi una pausa panino e poi riparto, perché devo far andare la gamba per forza oggi. Tutta sta fatica a salire. E guardate un po' qua, bella la discesa, però sicuramente dopo mi tocca risalire un'altra volta. Qui sono tutte nocciole, diventerà tutta Nutella. Avevo detto io che mi avrebbero fatto scendere per niente, comut bastardo, tutta discesa per fare poi tutta salita. Cazzo, l'avevo già fatta, ero già in quota, lasciami in quota. È sempre il solito discorso. Mannaggia. Uff. E vabbè. Andiamo avanti. Ok, sono le 6, mi sono fermato e per oggi basta, anche se ho fatto solamente 59 km, ma li ho fatti con 1650 metri di dislivello positivo, con varie salite al 10-15% anche in alcuni punti, e sono veramente bollito, un po' cotto, e quindi adesso ho trovato sto posto dove ci sono i tavolini, dove adesso posso piazzarmi e farmi una pasta asciutta, anche se è presto, ma ho una fame da lupo. E c'è anche la fontanella per ricaricare, il bidone per buttare via tutta la roba e tenere pulito. E poi, oltre a questo livello, ce n'è un altro là sotto, dietro gli alberi, che nonostante sia abbastanza vicino a strada, ma essendo due livelli sotto con gli alberi, mi piazzerò lì appena va giù il sole, monto la tenda in quel posto lì e spero di riposare. Fa già freddino, c'è un vento freddo, quindi anche stanotte gelerò, visto che, come vi ho detto, ho fatto la cazzata di non portare il sacco a pelo ma solo il sacco letto, quindi male, molto male. Ma adesso mangio, ho fame. Mi sono anche ricordato che il buon Obe mi sgrida sempre, perché nei miei video non faccio mai vedere quando ceno, cosa ceno, se vado in ristorante cosa mangio di buono. E anche stasera Obe mi sono dimenticato, guarda un po', lì dentro c'erano i miei fusilli al pomodoro di questa sera. Però come hai visto li ho già finiti, però è già un passo avanti, mi sono ricordato tardi, ma mi sono ricordato. Pian pianino ci riuscirò a accontentare pure te, dai, ti va bene Obe? Ok, come vi dicevo, l'angolino per la tenda l'avevo trovato prima, ecco lì montata la mia casetta, l'ho montata un po' presto, vabbè sta andando giù il sole adesso, ma così almeno magari si asciuga un po' da tutta l'umidità che ha preso la notte scorsa, sperando che non ci sia la stessa umidità anche stanotte, ma dubito. Adesso fa già un bel frescolino e quindi adesso mi do una ripulita, mi cambio e mi metto in tenda e scrivo il post per Instagram e poi vado a dormire, perché come vi dicevo sono bollito. Buonanotte.